Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo appuntamento con gli extra di Yo-Kai Watch 3. Siamo tornati con Luna. Vi avevo già detto altre volte che volevo continuare a fare le missioni di Luna perché ce ne sono molte e davvero interessanti. E molte, tramite ovviamente le investigazioni della Lupion, sono dei veri e propri extra perché ci portano da degli yokai niente male. Allora ragazzi, mi raccomando tantissimo, pollice in su come sempre per supporto a questa serie. Direi che possiamo iniziare con questa missione qua. Capirete il perché. Allora, pericolo imminente, un incarico da Angelina. Le è stato predetto un futuro nefasto e cerca qualcuno che l'aiuti a evitarlo. Come potete vedere, il livello consigliato è il 60, quindi non è una delle primissime missioni. Quindi non sono missioni che sto prendendo a caso, ma sono molto molto interessanti. E accettiamo questa missione. Ok. Bene. Il nostro cliente, vediamo, che è proprio Angelina, mia compagna di classe nonché esperta divinatrice. Ha non so quanti anni, ha 12 anni e una divinatrice. È impossibile prevedere con certezza il futuro. Chissà, pericolo imminente, di che si tratterà? Angelina ci aspetta in biblioteca, perché non chiedere direttamente a lei? E allora andiamo. Let's go. Bravo Yusapion che hai detto assieme a me. Andiamo, let's go. E andiamo ovviamente con il nostro specchio preferito. No, è qua la scuola. Vai. Scuola. Allora, io sono andato tantissimo avanti nel frattempo con ad esempio Blaster's Tea, perché anche in quel caso, come ben sapete, anche durante i live che portiamo insieme ci serve tantissimo per proseguire con gli extra. Quindi questo gioco davvero, che ho sempre detto infinito, con un sacco di robe, ha un sacco di robe. Eh sì, dovevo dire questo. Ok, quindi saliamo da questa parte, troviamo la nostra cara, come si chiama, Angelina? Jolie? Vediamo se è lei. Angelina, io, ciao. Oh, Luna, è terribile. Angelina, che succede? Perché tanto panico? Le stelle mi hanno dato un tremendo, disastroso, oscuro presagio. Sì? Via, sono solo sciocchezze come l'astrologia. No, questo è un problema grave. Angelina ha sempre ragione, al 100%, non sbaglia mai, fidati. Al 100%... mai? Sta per accadere qualcosa di terribile a questa città. Di terribile? Non va affatto bene. Il disastro è sopito in profondità e attende il momento del risveglio. Oh mamma. Anzi, come dice il sergente Bava, oh mamma. Che cosa possiamo fare? Non ne sono sicura, ma dovremmo trovare l'ingresso al luogo dove è sopito il disastro. Le stelle mi hanno rivelato una serie di parole misteriose. Attenzione. Certificato di rango S. E ce l'abbiamo. Ok. Vicolo buio abbandonato. E quanti ce n'è? Mistero nascosto. Non è che aiuti. Sì. Questo è tutto. Allora Luna, ti dicono qualcosa? Sì. Wow, o no? No, infatti. Forse sì. Recati dove ti indicano le stelle e cambia il corso del destino. Non so se ho ferrato, ma ci penso io, svelerò questo mistero perché sono una grande investigatrice. Sei straordinaria, Luna. Innanzitutto dovremmo trovare l'ingresso al luogo dove è sopito il disastro. Le stelle mi hanno rivelato una serie di parole misteriose. Certificato di rango S, vicolo buio abbandonato e mistero nascosto. Non so altro. Cerchiamo in qualche luogo sospetto. Allora, di certo con questi indizi non è affatto semplice trovare il posto, ma ragazzi, allora perché ci sono qui io? Ci sono qui io per portarvi direttamente nel luogo adatto. E per andare al luogo adatto ci conviene spostarci a Valdoro Centro, perché sì, il vicolo oscuro e nascosto è proprio qui. Ok, quindi aumentiamo lo zoom così vi faccio vedere per filo e per segno dov'è. Dietro la centrale di polizia c'è un vicolo. Ce ne sono tantissimi all'interno di Valdoro, è vero, però quello che ci interessa è questo. Ora ragazzi, al momento la squadra che ho è leggermente diversa perché c'ho Amoroseo. Lasciate, sai, non lo metto nemmeno in grafica perché in realtà non è questa la mia squadra. Ho messo Amoroseo perché mi può servire eventualmente per alcune catture senza voler utilizzare i frutti proibiti. Comunque, vedo già che qua c'è qualcosa che si muove e quindi utilizziamo la lente. E... bam. Ragazzi, bam. Eccoci qua.
con il tombino, coperchio tombino. Eureka, guarda l'ingresso! Ma come fa? Ci sono io qui, ci sono io. Tranquillo. Abbiamo uno UK Watch con un certificato di rango S. Questo è un vicolo buio abbandonato. Infine, per scovare il mistero nascosto, abbiamo dovuto usare la lente. Bene, vicolo buio abbandonato, rivelaci il tuo segreto. Questo sì che è puro talento investigativo. Bene, andiamo. Frena, stop, non sono ancora pronto. Davvero? Allora andrò avanti da sola. Ferma, non voglio stare da solo. Ok, che facciamo? Andiamo? Beh, sì, dai. Vediamo cosa c'è qua sotto. Andiamo. Ok, ragazzi, eccoci qui all'interno delle fognature. In questa parte che, attenzione, guardate qua che murales. Questo è Shogunian, assolutamente. Qui abbiamo un qualcosa. Vabbè, questa qui è negatina. Gli altri più o meno li riconosco, ma sembra quasi una battaglia, come se fossimo di nuovo nella piana ciabatta. Comunque, abbiamo una sfida che non possiamo rifiutare, quindi non la rifiutiamo ovviamente, ma direi che non ci creeranno molti problemi questi qua, perché in un paio di colpi dovremmo riuscire a batterli. Oh, attenzione, ci fanno pure l'Energy Max, come vi permettete? Ma guarda un po'. Vi siete svegliati con la mala stamattina, eh? Pure con la furia guerriera adesso. E dai. Vediamo se riesco a purificare prima che muoia. Dai, 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 ce la faccio. Yes! Così ho un po' di più di esperienza, ma capite bene che 200 in più di esperienza non è che siano molti. Ok, infatti non ho trovato, cioè non ho fatto salire di livello nessuno. Comunque, non era questa la lotta importante, perché guardate che belli questi. Wow, c'è un Blancon gigante. E attenzione. Ok, eccolo qui. Così. Oh, piano, piano. Che? A vederlo così fa già un po' paura. Allora, vediamo un po'. È lui l'obiettivo. È lui il male. Malavo. Guarda chi si vede. È una ragazzina. Sei tu il pericolo imminente. Ignoro quali siano le tue intenzioni, ma so che devi desistere. Cosa? Sei qui per mettermi i bastoni tra le ruote? Sì, se non ti spiace. Hai appena pronunciato le tue ultime parole. È giunta la tua ora. Ah! Sei pronta ad andare incontro alla tua fine? Pronta? Sì, insomma, hai del cibo, l'equipaggiamento di Yuga è a posto, tutto ok? Insomma, è tutto pronto? Però che gentile da parte sua. Certo, farei uno scontro pulito. D'altronde io mi sono ben riposato. Grande lui, eh? D'accordo, mi preparerò per bene. Fai pure, però nel frattempo dice levati di torno. Ok, grazie che ci hai dato questa possibilità, Malavo, ma io sono pronto. Sì, andiamo. Bene, allora adesso non avrò più nessuna pietà. Aspetta, neanche un blitz, un pizzichino, chiedo troppo. Non credo. E quindi si comincia con questa sfida contro Malavo. Ok, let's go. Andiamo. E via di attacchi senza alcuna sosta. Parapapapa. No. Purifichiamo. Eh no, a livello 3, questo qui con le pietruccole. Che non riesco mai a trovare quella giusta. Proviamo questa. Proviamo questa. Ma guarda un po'. Ovviamente è l'ultimissima. Ho dovuto fare togliere tutto. Via, purificata. Vai. Vai. Facciamo un po' di offensiva davvero implacabile. Vai con Enma, Homblu e Bisha Mountain. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dai ancora. Dai ancora che tanto Homblu ha l'incanto che pian piano recupera un po' di vita. 1, 2, 3. Manca pochissimo, ragazzi, lo stiamo devastando. Cos'era questo male sopito? Aia, rapide. Facciamo una pausa. Ma che pausa? Abbiamo distrutto. Pam pam. Ottimo, abbiamo vinto. Molto, molto bene. Ok. 1069 di esperienza. Ottimo. Niente male per una piccola impertinente. Allora, che cosa speravi di ottenere?
Ecco, non avendo molto da fare mi annoiavo un po'. Allora mi era venuta voglia di gettare un anatema oscuro su tutta la città. Oh, cose da niente, insomma. Guardare gli umani in preda al panico mi avrebbe risollevato un po'. L'anatema oscuro è una maledizione davvero terribile, impedendo che il sole sorga, fa sì che i giorni diventino un'unica eterna lotte. Notte. Ecco che cosa stavi tramando. Che yokai malvagio. Nessuno yokai è più malvagio del sottoscritto. Tuttavia, puoi stare tranquilla, poiché non porterò a termine il mio piano. Ah, abbiamo salvato il mondo, parte 2. Sì, lottare con te è più divertente del torturare gli umani, in fondo. Perciò non lancerò l'anatema, per ora. Piuttosto credo che mi unirò a te. Attenzione, abbiamo lo yokai più cattivo. Malavo. Non rinominiamo Malavo. Anche se, per quanto sei cattivo e malefico, ti avrei soprannominato, che ne so, Ciuffo. Oppure, no, proprio Ciuffo no, perché sembrerebbe una presa in giro. Oppure, che ne so, Ciccino. O qualcosa di carino, no? No, lasciamolo Malavo. Prima che poi si offende. Per ora, wow, grazie infinite. E abbiamo salvato Valdoro. È impossibile annoiarsi in compagnia di questa sconigliata. Lo spero per voi. Riferiamo tutto ad Angelina Jolie. E let's go, quindi torniamo. Vediamo se posso evitare questa sfida. Non possiamo evitare questa sfida, ma ragazzi, cercherò di vincerla nel minor tempo possibile. Quindi facciamo così, inizia battaglia. Mettiamo questo così. Vai. Se iniziate a incantare invece che attaccare è un problema. Eh no, infatti. Meno male che stavo cercando di vincerla il più breve tempo possibile. Quello diventa pigro, quell'altro si incanta. E dai, ragazzotti. No, guarda, non mi interessa fare amicizia con loro. Basta incantarmi che devo andare. Andiamo. 1, 2, 3, 4. Vai così. E dai, let's go. Facciamo così. Ma sul serio, veramente? Vai. No, le pietrine. Le pietrine, uno di quelli che odio di più. E infatti non ce l'ho fatta in tempo. Vabbè. Sarà per la prossima volta. Next time. Ok. Ah, comunque stanno salendo di molto i livelli dei miei yokai, perché li utilizzo per lotte molto molto impegnative. Sto cercando allo stesso tempo. Devo andare di nuovo a scuola. Però per adesso devo uscire dal vicolo per poter utilizzare il traspec portatile. Eccoci qua, perfetto. Quindi, che cosa vi stavo dicendo? Sto cercando di trovare l'oggetto per fare evolvere Homblu. Magari così, prima della fine degli extra, se ci riesco, vi faccio vedere l'evoluzione di Homblu. Perché sì. Che devo fare? Stavo andando all'asilo, piccoli boccioli, ma mi sono persa. Mi spiace se vi disturbo, ma potresti mostrarmi la via? Beh, dai, sì, mostriamo la via. Ma certo, mi segua. Oh, grazie, sei un tesoro, dopo di te. Dove devo andare? Dove devo... L'asilo è da questa parte. Andiamo, vuole prendere l'elicottero, vecchietta? No, eh? Va bene, accompagniamo questa vecchietta. L'asilo credo che sia qua sotto. Anche se la freccia mi indica ancora la mia missione. Vabbè ragazzi, ci vediamo una volta che avrò consegnato la vecchietta, perché mi sembra che va un po' lenta. Ce l'abbiamo fatta, eccoci. Grazie mille, è stato molto gentile, ecco qualcosa per il disturbo. Porcino e fiore. Ok. Bene, adesso siamo liberi di poter andare a scuola, visto che, cioè, abbiamo aiutato un po' tutti, dalla piccola Angelina alla grande vecchiettina. Comunque ragazzi, questa missione, ve lo dico sin da subito, è molto importante per un'altra missione che vedremo a breve, ovvero una missione che ci permetterà di incontrare uno yokai potentissimo. Grazie alle stelle, si è evitato il disastro e solo grazie a te, Luna. Sai già tutto? Sì, ho consultato la mia sfera di cristallo. Che ha consultato? Che? In ogni caso, tutto bene quel che finisce bene, il caso è chiuso. Ok, caso chiuso. Lascia fare a noi, i tuoi fidati investigatori di quartiere. Rullo di tamburi. Mistero risolto. Abbiamo completato il pericolo imminente. Ragazzi, altro che pericolo imminente. Questo non solo è un pericolo imminente, ma è anche un imprevisto imminente.
con un po' di esperienza, che comunque è anche la bacchetta stelle strisce. E anche il bonus ruota, ovviamente. Gira la ruota. Gira la ruota. Ti pare che non prendevo il biglietto musicale inutilissimo tra tutti quegli oggetti? Comunque, ragazzi, cosa vi stavo dicendo? Torniamo nelle investigazioni Lupion, perché vi faccio vedere la prossima missione che affronteremo nel prossimo extra. Perché è una missione molto, molto, molto interessante e serve questa che abbiamo fatto oggi per, diciamo, portare a termine quest'altra che faremo la prossima volta. Quindi, come sempre, vi ricordo di seguire anche in ordine gli extra che facciamo per poter fare tutto senza intoppi. La prossima missione che dovremo fare richiede un livello 70 e niente poco di meno che Kyuubi a richiedercela. Quindi, ragazzi, mi raccomando, non mancate al prossimo appuntamento. Se questo vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su, un bel commento qua sotto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella sociale in descrizione. Ci vediamo alla prossima con il Kyuubi, che ci chiederà un favore. E incontreremo uno yokai forse ancora più potente. Quindi, non mancate. Ciao!